Gli appassionati di astronomia attendono da anni e con ansia la messa in orbita del James Webb Telescope, l'erede di Hubble, ma decisamente più potente. Il lancio era previsto per il 2018, ma qualche giorno fa la NASA ci ha comunicato che il telescopio spaziale partirà nel 2020. Purtroppo dovremo tenere a bada l'impazienza e aspettare ancora che questo gioiello della tecnologia spaziale possa entrare in funzione, rivoluzionando la ricerca astronomica. Il James Webb Telescope è una collaborazione della NASA con l'Agenzia Spaziale Canadese e l'Agenzia Spaziale Europea e coinvolge anche la comunità scientifica italiana. Molti gruppi di ricerca nel mondo erano già al lavoro per preparare le proposte e le osservazioni per questo nuovo telescopio. Purtroppo questo ritardo ha bruciato centinaia di progetti che adesso rimarranno nel cassetto più o meno per un anno. E un anno nella ricerca vuol dire veramente tanto. La ragione di questo ulteriore rinvio è legata alla complessità senza precedenti del progetto. Stiamo parlando di un telescopio con uno specchio 10 volte più grande di quello di Hubble e che addirittura deve essere raffreddato a bassissime temperature. A differenza di Hubble, che orbita intorno al nostro pianeta, il James Webb Telescope verrà inviato ad 1,5 milioni di chilometri dalla Terra, cioè oltre la Luna, nel punto di Lagrange L2, e quindi non potrà essere raggiunto dagli astronauti per eventuali riparazioni o aggiornamenti, come è stato fatto più volte con Hubble. Questo rinvio è quindi fondamentale affinché tutti i componenti del telescopio siano perfettamente funzionanti. Deve essere operativo a tutti i costi e al 100%. Stiamo parlando di un investimento di oltre 8 miliardi di dollari, che certamente non sono bruscolini. Per il James Webb Telescope sono state sviluppate diverse tecnologie innovative. Le più importanti ed evidenti includono uno specchio primario costituito da 18 specchi esagonali in berillio ultraleggero che in seguito al lancio andranno a comporre, spiegandosi in un'unica grande superficie di raccolta. Un'altra caratteristica del telescopio è l'ampia schermatura romboidale a 5 strati separati dal vuoto in Kapton, un materiale plastico che, come un parasole, attenua il calore e garantisce stabilità alle notevoli escursioni termiche a cui gli strumenti sarebbero sottoposti. Quindi, carissimi amici, stiamo parlando di uno strumento davvero meraviglioso che ci svelerà misteri inimmaginabili sugli esopianeti più distanti e magari riuscirà a dare anche qualche prova dell'esistenza di vita oltre la nostra. Ci attendono anni di studi che saranno davvero eccezionali e sbalorditivi. Vale la pena attendere un po' affinché tutto sia perfettamente funzionante. Vi ringrazio dell'attenzione, vi rimando alla prossima.